Sono nata in un piccolo paese della Puglia dal nome esotico, San Ferdinando, circondato da oliveti, vigneti, carciofeti e pescheti. A 19 anni ho lasciato tutto questo per trasferirmi in una realtà completamente diversa, ma non dissimile da quella che allora desideravo. Trento. Quando sono partita per i miei studi, già questa meta mi appariva lontana. Non avevo idea allora di cosa il destino mi avrebbe riservato. Gol, generazione, oltre la crisi. Un progetto di Samba Radio in collaborazione con l'Opera Universitaria di Trento. Le 16:33 di giovedì 12 marzo 2015, un saluto a tutti gli ascoltatori di Samba Radio da Benjamin De Zulian. Abbiamo sentito il primo spezzone della storia di Selene, che avremo con noi in diretta al termine della trasmissione e che ci introduce in questo viaggio nel mondo del lavoro che cambia, un nuovo programma della nostra redazione nel quale ci confronteremo con professionisti che si occupano di risorse umane, con accademici ed altri esperti, e tenteremo di comprendere quali sono gli strumenti per affrontare al meglio l'ingresso in un mercato del lavoro sempre più complesso e competitivo. L'ospite che ci accompagnerà in questa prima tappa del viaggio e al quale diamo ora il benvenuto è il formatore Marco Parolini, che sul tema dell'orientamento al lavoro dei giovani ha condotto oltre 70 conferenze e che pochi giorni fa, a margine degli ICT Days a Povo, ha tenuto un seminario sul tema del personal branding, che è uno dei temi che affronteremo quest'oggi con lui. Ma prima di cominciare appunto la nostra chiacchierata di questo pomeriggio, vorrei lanciare la parola chiave di questa puntata, che ci viene presentata da Carlotta Garofalo. Autorealizzazione, tendenza dell'essere umano a realizzare le proprie potenzialità dal punto di vista emotivo, psichico e comportamentale. La psicologia ha studiato a fondo il tema dell'autorealizzazione. Lo psichiatra svizzero Carl Jung collega il concetto con il processo che l'individuo compie nella costruzione della propria personalità, mentre Abraham Maslow colloca l'autorealizzazione ai vertici della sua gerarchia dei bisogni e il desiderio di ottenere il massimo possibile date le condizioni di partenza. Ecco, abbiamo sentito allora la definizione di autorealizzazione. Adesso vorrei chiedere, per cominciare, a Marco Parolini se è d'accordo con questa definizione. Sappiamo che il tuo progetto Job Trainer, di cui sicuramente vorrai dirci qualche cosa, si propone come un'iniziativa per aiutare i giovani a trovare il lavoro che fa per loro in tempi rapidi e con sicurezza. Ecco, secondo te tutto questo come si collega col tema dell'autorealizzazione? E appunto ti chiedo di dirci qualcosa di più su questo mondo di Job Trainer. Beh, innanzitutto è un tema molto molto stimolante, molto, molto bello, perché riguarda la possibilità, diciamo, di ciascuno di noi di fare ciò che lo, come dire, che lo appaga e che lo rende felice, no? C'è il tema delle possibilità, certo, delle potenzialità, ma per me soprattutto c'è il tema quello di essere sereni rispetto a ciò che stiamo facendo, no? E allora se pensiamo che ciascuno di noi trascorre l'80% della sua vita lavorando, diciamo così, impiegandosi impegnandosi in un'attività, penso che sia molto molto importante che ci impegniamo anche a portare avanti un'attività che ci piace, ci appassiona, quindi che ci dà soddisfazione. Questo è una cosa che purtroppo non sempre avviene per diversi motivi, e probabilmente questo è proprio il periodo migliore per cambiare anche approccio all'avvicinarsi al lavoro e all'appuntamento anche con la propria vita, perché come dire, possibilità di lavoro, offerte di lavoro da parte di altri ce ne sono sempre meno. E quindi questa situazione ci pone proprio di fronte alla, chiamiamola così, opportunità, magari a tanti può non piacere, all'opportunità, alla possibilità invece di lavorare proprio su sé, su quello che io potrei fare, su quello che a me piacerebbe fare, e quindi non diventare più una persona o un soggetto che
come dire, fa quello che piace a qualcun altro, ma diventiamo un soggetto che è capace di comprendere o comprende bene quello che sa e che desidera fare e che quindi si orienta in questa direzione. Non è che sempre riusciamo a fare questo, però è già un passaggio, un paradigma importante questa cosa qua, no? Ecco, un altro tema di cui si parla spesso è quello dell'imprenditorialità. Come va declinato a tuo parere questo tema? Significa che dobbiamo tutti, che ne so, aprire una partita IVA oppure aprire qualche altra attività, oppure può essere declinato anche in iniziative più semplici e più quotidiane? Certo, credo che si sposa benissimo con questa riflessione che stiamo facendo, e forse più che parlare di imprenditorialità possiamo parlare di imprenditività, cioè dello sviluppo da parte di ciascuno di noi di quelle che sono le competenze, le attitudini tipiche, diciamo, dell'imprenditore, no? Poi si parlerà anche di questa storia, questo racconto di questa ragazza, no? Quindi magari lo vediamo insieme. Una di queste caratteristiche e attitudini è quella di, come dire, andare e essere più abili nell'affrontare gli imprevisti. E questo cosa significa? Naturalmente avere anche più fiducia in sé e avere anche un progetto chiaro, un obiettivo verso cui dirigersi, no? E quindi anche un po', tra virgolette, uscire dal proprio guscio. Certo. Ed andare magari anche fuori, quindi certo. È molto interessante anche questa idea dell'estero, sì. O comunque di cercare esperienze che ci portino oltre i nostri confini. Sì. Assolutamente, nel Job Trainer Campus parliamo di out of comfort zone, no? Di uscire dalla propria zona di comfort, cioè di quello che a noi è più noto, no? Cos'è che è noto a noi? Il nostro paese, le conoscenze che abbiamo, tutto quello che ci sta intorno. E invece, diciamo, uscendo abbiamo la possibilità di scoprire ciò che è più è magico, anche interessante, no? le cose interessanti e così che ci illuminano probabilmente accadono anche fuori, una parte di noi e anche fuori da questo cerchio del noto. Allora forse vale la pena di andare ad esplorarla, no? A cercarla all'estero, facendo un lavoro diverso. Credo che il percorso di ricerca sia un elemento importante. Perfetto, torneremo tra poco a parlare con Marco Parolini, ma è giunto il termine di una breve pausa musicale, così tiriamo un po' il fiato, fissiamo le idee e poi torniamo a parlare ed entriamo nel vivo di questa puntata col tema del personal branding. Pressure. Ecco, ma cosa significa autorealizzazione e personal branding per chi vive tutti i giorni l'università? Angela Sette è andata nelle varie facoltà a raccogliere qualche idea sul tema. Sentiamo com'è andata. Che cosa significa per te autorealizzazione? Significa per me capire cosa realmente piace, cosa fa stare bene e fare di tutto per ottenere i risultati in quel campo. Sentirsi carichi di fiducia. Essere soddisfatti con se stessi in ogni cosa che si fa. Insomma. Oddio, l'autorealizzazione, stare bene con se stessi. L'autorealizzazione per me è l'appagamento totale, la ricerca della felicità. La ricerca è il trovare la felicità. E se ti parlo di personal branding, a cosa pensi? Hai già sentito questo termine? No, devo dire la verità, non l'ho mai sentito, non ho idea. Non ho mai sentito nemmeno il termine, quindi non saprei proprio cosa potrebbe voler dire. Mi viene in mente il promuovere qualcosa.